Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale. Ragazzi, come state? Oggi vi dovrò dire solo i giorni Champions, cioè, diciamo, ecco, di Europa League, grazie. E quella gara di Conference, ve li dirò domani, perché grazie, ve li dirò. Ieri nel video, dei giorni di Champions, grazie. Quindi sì che oggi devo fare entrambi. C'è quel di Europa, quel di Conference, ragazzi. Però ragazzi, in due video non ce la faccio. Anzi, farò oggi sono quelli di Europa League. E crea scritto quelli di Conference, ragazzi. Con grazie, andiamo ai gironi. Eccoli qua, ragazzi. Allora. Ok. Raga, sposto il microfono, ragazzi. Ok. Allora, ragazzi, gruppo A. West Ham con 6 punti e 2 di differenza reti. Poi, secondo, Friburgo con 6 punti, anche lì, ragazzi. Però, ragazzi, sta avanti per la differenza reti è uguale. Però, il West Ham sta avanti per il gol, per i gol fatti. Anzi. Aspetta, è il contrario. Anzi, guarda, devo invertire. Anche lo faccio ora. Devo invertire. Qua dove adesso? Se vuoi, come dopo. Poi sposto il Friburgo. Prima. Ok. Da qua il secondo qua. Sì, dalle. Ok. Questa qua. No, eliminiamo. Ragazzi, al terzo posto l'Olympiakos con 4 punti e 0 di differenza reti. Poi, raga, al ciao ciao sta il Bacatopola. Del Bacatopola. Messo in questa squadra, ragazzi. E dove ce ne sono, eh? Sì, andiamo, raga, nel gruppo B. Il vostro ragazzo è il Marsiglia con 5 punti. Strano, 5 punti prima. Con 2 di differenza reti. Secondo, il Brixton in Inghilterra con 4 punti. Che è 1 di differenza reti. Però al terzo posto sta AEK Atene, che andrà in Conference League, la terza dove andrà. E tu in Guadalajara, Buino. La luce. Ok. Terza ai capatini della Grecia. Quarta, cioè 4 punti e meno 1 di differenza reti, ragazzi, perché, sì, la prima, ragazzi, è la differenza reti. Raga, al quarto posto, ragazzi, l'Ajax con 2 punti e con meno 2 di differenza reti, ragazzuoli. Ragazzi, gruppo C. Primo posto il Real Betis con 6 punti, grazie, è uno di differenza di ragazzi. Poi ragazzi, secondo posto, ragazzi, sta lo Spartak Praga, ragazzi, perché ragazzi, mi sono sbagliato anche a scrivere, ragazzi, che devo fare video, che dovevo fare, ragazzi. Secondo, ragazzi, sta lo Spartak Praga con 4 punti e 0 di differenza di ragazzi. E invece la carta sta il Glax Gla Glac il Glac no, il Gla Song Wow con 4 punti e anche le differenze reti. Allora, ragazzi, la Spartak Praga sta seconda perché ha più gol fatti, quindi sicuro
vado ad invertire. Aspetta, scusa. Ok. Elimina. Ok, raga, cosa da il gruppo D. Primo posto l'Atalanta, ragazzi, con 7 punti e 3 di differenza di tiri. Secondo posto, ragazzi, lo Sporting Lisbona. E a pari merito, ragazzi, lo Sturm Graz con 4 punti e netta la differenza di tiri. Quattro gol fatti entrambi, quattro gol subiti entrambi. Non so, ragazzi, come, ragazzi, non so come mettere, ragazzi. Anzi, quindi mi sembra che dopo stai la sono dei calzoni gialli. Quindi, ragazzi, vedi che lo Sturm Graz ha più calzoni gialli dei dello Sporting Lisbona. Grazie, quindi. Ragazzi, qua a quarto posto, ragazzi, sta il Rakow con un punto e meno 3 di differenza di reti. Ragazzi, andiamo al gruppo D, cioè al gruppo E. Primo posto il Liverpool, strano, con 9 punti e 8 di differenza di reti. Secondo, Union Saint-Gilloise con 4 e meno 1 di differenza di reti. Al terzo posto il Toulouse con 4 punti, però con meno 3 di differenza di reti. Al quarto posto, ragazzi, c'è il Lask con 0 punti e meno 4 di differenza di reti. Poi, ragazzi, nel gruppo F, ragazzi, c'è primo posto c'è il Rangers. Non so, Rennes con 6 punti e 3 di difesa reti. Secondo c'è il Panathinaikos con 4 punti e 1 di difesa reti. Terzo posto, un po' strano, il Villarreal con 3 punti e meno 1 di difesa reti. Sì. Poi ragazzi, al quarto posto c'è il Maccabi Haifa, che non so cosa stava in seconda della Juve, che poi è stata eliminata. Un punto con meno 3 di difensori, con 0 gol fatti e 3 gol subiti. E i periodi del gol, cioè la difesa del gol. Poi, ragazzi, andiamo nel gruppo G. Abbiamo visto la Roma con 9 punti e 7 difensori. Secondo, lo Steaua Praga con 6 e 6 difensori. Poi il terzo posto, le Servette con un punto e meno 6 difensa reti. Beh, quarto, lo Sheriff un punto con meno 7 difensa reti. C'è poco paro, volevo sangiare 5 difensa, da una testa 5 difensa, ma c'è spuna. Io, no, no punto. Anzi, ne avete meglio. Allora, c'è un punto, darò, con la risponanza. L'unico gruppo, il gruppo H, primo posto c'è il Bayern Leverkusen con 9 e 9 difensa reti. Poi al secondo c'è il Qarabağ con 6 punti e meno 2 difensa reti. Ragazzi, al terzo posto c'è il Molde con 3 punti e 2 difensa reti. Cioè, la Turkmenghel caricata a terra, no, caricata secondo. Vabbè, ragazzi, dettagli. Ragazzi, al quarto posto c'è Haken. Haken con 0 punti e non meno 9 di difesa reti. E ragazzi, il video finisce qui. Grazie e ci vediamo, ragazzi.
Ragazzi, e ci vediamo, ragazzi. Domani, ragazzi, con i giorni di Conference League. Quindi, bella, ragazzi. Ciao.